Buongiorno a tutti, ben arrivati in un nuovo vlog. Buona domenica a voi, perché questo sarà il vlog della domenica. Vi ho fatto la sorpresina dividendovi, cioè regalandovi un vlog in più anche questa settimana, un video extra, mi sembrava carino farvelo. Sto per uscire stamattina giretto al mercato, sta uscendo un pallido sole, ho subito steso la roba fuori, quella che mi era rimasta dall'altro ieri da stendere, e dopodiché poi inizierà una giornata bella piena. Oggi dovrei riuscire a vedere una persona speciale, se mi ricordo facciamo magari una piccola clip di saluti con lei e finisco di prepararmi e scappo perché mia mamma è già pronta. Il giretto al mercato è stato straproduttivo, vi faccio vedere subito cosa ho comprato e sono molto molto contenta. Ne approfitto che faccio partire un attimo il robottino, che così almeno si va a pulire l'ingresso, dato che sono riuscita a mettere tutto steso fuori. Non ha ancora un nome, comunque, perché ancora non ha nome. Ciao! Ho chiuso il robottino in corridoio, tanto deve pulire solo lì. Allora, ho preso nei due sacchettini bianchi, ci sono cosine che ho preso da due cinesi dove non avevo mai comprato, ma magari sono cose reperibili. E poi qua al mio solito banco dove io compro, era un pochettino che non trovavo nulla, ecco, che potesse fare al caso mio, perché sapete che sono molto basica. Vedrete dei colori molto neutri, perché ormai ho imparato a comprare colori che so che metto con tutto, indipendentemente dagli abbinamenti che faccio. Anzi, mi sono lanciata perché ho preso addirittura un qualcosa che ha del marrone e del beige, però ormai sono le mie colorazioni, preferisco avere poche cose ma che so che metto e sfrutto. E partiamo da il banco dove acquisto solitamente. Lui è il primo, è questo maglioncino semplicissimo con il girocollo leggermente accollato, ha tutte queste perline che arrivano diciamo fino a più o meno metà busto, idem per quanto riguarda il braccio, come se avesse una sorta di mezza manica con tutte queste perline. Questo c'era solo grigio, però anche se non era disponibile in nero ma solo in grigio, l'ho preso perché comunque questo con un paio di jeans scuri come adesso, con un paio di jeans neri, si abbina bene, quindi riesco tranquillamente a sfruttarlo senza alcun tipo di problema, e quindi questo non potevo lasciarlo lì. Il secondo capo che ho preso ve lo faccio vedere con ancora indosso questo, perché è questo cardigan però senza maniche, è fatto smanicato, semplice, liscio, nero, ha le taschine e ha la particolarità di avere le frange sul fondo. Ho visto che questo genere di capo quest'anno va un sacco, e anche questo, vestita come sono in questo momento, volendo sta bene, magari ci metterei forse un jeans più chiaro o con un maglioncino bianco o anche con un semplice dolce vita, lo trovo super carino. E tra l'altro ho visto essere, chiamiamolo un trend di questa stagione, perché un sacco di pagine che rivendono abbigliamento hanno cose simili. L'ho visto in realtà senza frange, però volevo vedere addosso più o meno come poteva vestirmi, e questo c'era fatto direi solo nero, forse c'era anche beige, non lo so, però comunque nero secondo me si può adattare ad esempio col grigio, con anche magari un qualcosa di colorato, anche perché sotto con lo stivaletto grigio e sopra un cappottino, secondo me è un look molto molto carino. Anche così, per come sono vestita in questo momento, magari non con le ciabatte, non mi dispiace. Quindi questo, appena l'ho visto, ho detto mio, lo devo prendere. Altro giro, altro banco, ho optato per questo maglioncino che ha questi tre colori. E voi vi direte, Sere, sei uscita addirittura dalla tua comfort zone del nero? Sì, ma c'è un motivo, non c'era nero. Cioè, c'era fatto con le stesse gradazioni di colore, ma con il marrone sopra, che non mi faceva impazzire, oppure con l'azzurro, però era quell'azzurrino un po' smortino, allora ho detto vabbè, andiamo su questo colore qua. Quindi è un maglioncino, questo qua è anche più leggerino, questo qua secondo me anche adesso si può tranquillamente mettere.
che ha anche l'altro, in realtà era molto leggero. Questa parte beige, questa parte bianca, questa parte marrone, e finisce con un bordino finale su un beigetto che riprende il beige iniziale. La manica è strutturata esattamente come il maglioncino, quindi molto molto carina, e qua ha un girocollo un pochettino più largo, molto carina anche questo. Poi mi piace che hanno quella lunghezza che va un po' a coprire, e molto carino anche questo con un jeans, uno stivaletto, lo vedo super in linea con quello che è il mio stile. Questo veniva, non vi ho detto i prezzi, allora il cardigan, quello smanicato, veniva 20, il maglioncino mi pare 19, non mi ricordo, questo veniva 14 euro, carinissimo, e me lo sono portata a casa. Qui in realtà andiamo proprio sulla comodità, questo veniva 12 euro, l'ho preso identico sia nero che bianco. Bianco non ve lo faccio vedere indossato perché ho il terrore di macchiarlo, già quando me lo sono provata ero lì terrorizzata, e perché poi l'ho provato bianco, c'era di tantissimi colori, però anche lì ho riflettuto, poi me lo metto? No, tanto comunque ho dei maglioni già col collo alto fatti un po' colorati, quindi ho pensato veramente a look di tutti i giorni, sono di fretta, devo andare a lavoro, voglio infilarmi qualcosa al volo, nero e bianco, semplice. Quindi semplice, 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 nero rimane bello morbido, leggermente lunghino che copre ma senza stringere, e volendo appunto alla manica si ci può fare anche un risvoltino, cosa che io poi toglierò. Molto carino, molto semplice, non ve lo mostro indossato, però è proprio bianco bianco, che a me d'inverno piace tantissimo il bianco, è proprio uno di quei colori che secondo me è molto bello, e questo secondo me sta molto bene con lo smanicato che vi ho fatto vedere prima, anche per fare magari un insieme di fa freddo, voglio coprirmi, rimanere calda magari nella parte della schiena, però alle braccia sto bene così. Concludo con questi due cardigan, mi sono rimessa sotto la mia magliettina bianca così li vedete bene, pagati 13 euro, motivo per il quale l'ho preso in due colori, perché io poi arrivo al periodo invernale che divento pazza perché non trovo capi del genere né al mercato né nei negozi, o capita magari di trovarli molto pesanti che non vanno bene, perché comunque su Genova, chi è di Genova confermerà, in realtà il nostro clima è molto mite, quindi magari d'inverno ti fa quelle due settimane dove c'è quel vento di tramontana che prendi una marea di freddo, allora lì vado di giacca bella pesante, se no tendenzialmente spesso e volentieri è molto umido, quindi magari viaggiamo sui 12-14 gradi, quindi mi vesto a strati fondamentalmente. E questo capo qua secondo me è molto sfruttabile anche adesso che tipo oggi ci sono 21 gradi, un po' troppo, però anche in autunno, poi in primavera posso tranquillamente sfruttarli, ed è fatto questo color cammello, lo definirei così. Anche qua ha la sua taschina e ha la particolarità di essere da un lato tutto dritto e poi di avere sul davanti queste frange, lì c'è quello nero per terra che ora è praticamente identico, quindi mi sembrava più carino farvelo vedere, ecco, in questo colore qua. E molto carino anche questo con uno stivale, ci sta benissimo, tra l'altro ho anche uno stivaletto dello stesso colore, o se mi metto, esempio, magari se dovessi trovare qualche vestito smanicato nero, ci metto sopra questo con lo stivale fatto alto. Scusate, ma devo aprire la porta che ha finito. Vieni tesoro, vieni, andiamo, andiamo a casa. Ora vi faccio sentire il casino che fa quando arriva sulla base e si svuota, per farvi capire l'infarto che io ho preso l'altra notte quando è saltata la luce e si è reazionato e ha fatto un macello. Ora ci mette 200 anni a capire che deve andare dritto, ma coi suoi tempi ce la fa. Ora preparatevi. Ecco, voi immaginatevi di dormire nel pieno della notte e questo che inizia a fare sto rumore qua. Ora capite perché mi è preso un infarto?
tornando a noi, appunto, l'ho preso per 13 euro anche in nero, c'era anche colorato, però anche lì ho pensato a il genere di armadio che io ho, da cosa è composto, cioè ve lo faccio anche vedere perché tanto è qua aperto. Cioè, voi capite che il mio massimo è quel verde, quel blu elettrico. Cioè, io ho bianco, cioè parlando di magliette a mezze maniche, nero e azzurrino. Quindi non voglio neanche comprare cose che poi so che non metterei. Motivo per il quale il nero e questo color cammello mi sembrava l'idea più adatta e per me più sfruttabile. Ormai ho un po' imparato ad acquistare in questo modo, consapevole di cose che so che io poi mi metto. Quindi, molto soddisfatta del mio shopping al mercato, ero partita con proprio zero cose di dire troverò cosine interessanti e invece mi devo ricredere. Oggi mi sono vista con Giulia, Julie Graff, che anche lei ha un canale qua su YouTube. Alla fine ci siamo riuscite a ritagliare anche oggi poco tempo, ma è sempre tutto ad incastro ogni volta, però è sempre meglio poco di niente, quindi ci siamo prese un caffè insieme e abbiamo un po' chiacchierato, ci siamo fatte una fotina e non siamo riuscite a fare pezzi di video, vi chiedo scusa, magari vedremo poi di riuscire a ritagliarci un pochettino più di tempo prossimamente, però dai, sono contenta, ecco, di essere riuscita a vederla. Abbiamo fatto anche un piccolo giretto, qualcosa ho comprato mentre ero con lei, qualcosina dopo, però vi faccio vedere tutto domani mattina, così ho lasciato proprio il sacchettino all'ingresso, dato che quando sono arrivata a casa ho continuato a fare lavatrici perché ho visto che domenica già il tempo ci ho ripensato. Non è che questo sole tanto convinto, oggi ha fatto una bellissima giornata, il sole si stava divinamente anche in centro, poi ovviamente quando poi verso le 5:30-6 è iniziato a calare un po' il sole, l'aria è un pochettino più umido che ti entra nelle ossa, infatti sono andata a mettermi la felpa. Quindi adesso finisco di controllare il vlog che a sorpresa vi caricherò domani mattina, perché l'ho iniziato a revisionare stamattina, però poi appunto tra una cosa e l'altra ho fatto poi anche altre commissioni, quindi non ce l'ho fatta, mi mancano tipo gli ultimi 4 minuti che io faccio il mio ultimo check e poi ve lo metto in caricamento, e così poi mentre ceno mi recupero la puntata che non ho visto ieri di Casa Prima Vista, tanto mi guardo real time dal computer a mo' di televisore, e poi stasera credo che vincerà l'opzione relax. Vorrei mettermi a letto un pochettino prima rispetto a come è andata ieri, anche perché domani mattina sicuramente devo fare un paio di commissioni e ho visto che poi il pomeriggio il tempo si guasta un po' rispetto a come erano partite le previsioni, e vorrei onestamente approfittarne per dare una bella pulita di quelle strong in casa. E domani mattina, se riesco, volevo iniziare anche a registrarvi qualche video per la settimana che verrà, quindi voglio fare mille cose come sempre, ma il tempo è poco. Siamo a sabato mattina, io sono pronta per uscire a fare le mie commissioni. Non si capisce molto oggi il meteo perché in realtà c'è il sole ma è un po' velatino, spero che almeno si asciughi la roba che ho steso, anche perché poi danno domani, dopodomani un po' così così, quindi almeno se mi si asciuga tutto, specialmente anche le cose che ho preso, che ho già lavato, qualcosa si è già asciugato, qualcosa ovviamente ho attaccato la lavatrice stamattina. Vediamo un pochettino poi il corso della giornata, cosa mi riserverà. Nel frattempo mi metto le scarpe ed esco. Vi mostro cosa ho preso ieri in centro. Vedete un sacchetto grande di Min, ma in realtà da Min ho preso giusto 3 maschere in tessuto che volete provare. Min vende tutti i prodotti per la skincare coreana, però vi dico la verità, non avevo necessità di prendere grosse cose, le maschere non costavano tantissimo e mi sono detta vabbè, prendo qualche maschera in tessuto così le provo. Direi che il marchio è Barulab, di tutte e tre, e ho preso queste 3 maschere. Allora, la prima è una maschera illuminante alla vitamina C. Queste sono quelle maschere che a me piace fare quando sono particolarmente stanca, post-influenza, se magari ho proprio la pelle grigia, spenta. Queste vanno tenute dai 10 ai 15 minuti. Vediamo, mi ispirava, solitamente uso la maschera vitaminica di Pavaglione, però
talvolta se voglio fare una maschera in tessuto vado di queste, mi trovo molto bene anche con quella di Garnier alla vitamina C, che è una delle poche che mi piace. Poi ho preso questa che si chiama Shea Butter. Questa, vi leggo, è una maschera in tessuto che aiuta a nutrire e idratare la pelle stanca con vitamine A e F. Anche questa va tenuta 15 minuti, quindi questa l'ho presa più che altro poi per più avanti, ecco. Ultima che ho preso, questa l'aloe, questa qua appunto aiuta a rinfrescare, idratare e rendere la pelle sensibile. Quindi anche questa più che altro l'ho presa da sperimentare magari più avanti, giusto per avere una maschera all'aloe. Le altre erano molto simili a cose che ho già e quindi 2,99 euro l'una le ho pagate e ho preso queste tre. Vediamo un pochettino. Poi in farmacia ho preso questo bottiglione qua di SVR, questo è un detergente per lavarsi il corpo, va bene per corpo, viso e addirittura anche capelli, per pelle molto secche a atopiche direi. Aspettate, fatemi leggere però l'italiano così andiamo sul tranquillo. È un olio detergente antiprurito, pelli da secche ad atopiche, senza sapone, corpo, viso, capelli, igiene intima, docce e bagno, uso quotidiano, applicare sulla pelle bagnata, massaggiare fino a ottenere la schiuma, risciacquare ad asciugare delicatamente senza strofinare, ipoallergenico. Questo lo utilizza mia mamma da ormai qualche anno, si trova molto bene, c'è anche un'altra versione che è un pochettino più leggera, questa è un pochettino più ricca a livello proprio di come posso dirvi, di consistenza, ecco. E quindi ho deciso di prenderlo per il periodo invernale perché mi sono resa conto negli anni che i bagno doccia classici nel periodo invernale comunque mi lasciano proprio questa sensazione di pelle secca e mi hanno risolto utilizzando questo qua. Quindi mi sono detta, prendo sto bottiglione da un litro, era scontato mi pare a 18,50 euro anziché 28, quindi me lo sono presa anche questa cosa che io amo del dispenser fatto col pump, quindi questo qua poi lo metterò in uso appena si abbassano le temperature, ma non appena finirò il bagno doccia che ho attualmente in uso e l'ultimo flaccone che ho chiuso. Quindi questo dovrei arrivare verso novembre a poterlo, novembre massimo, ecco, vorrei dirvi dicembre a utilizzarlo, se no se si dovessero abbassare prima finisco il Dove e poi passo a lui. Sempre della stessa marca ho preso, scusate perché è in fondo, perché me ne serviva uno da tenere in borsa, il loro burro di cacao. Questo qua è appunto protettivo e idratante, mi serviva un burro di cacao assolutamente da tenere in borsa perché la connettivina la tengo a casa, che tendenzialmente me la do mattino e sera, e quindi ero lì, ero in cassa, c'era lo stand con il burro di cacao e l'ho preso. Questo veniva 5,90, non scontato, però vi ripeto, mi serviva. Poi sono passata da Lush con Giulia che doveva vedere delle cose e la commessa ci ha lasciato dei campioncini di prodotto da provare. In particolar modo uno l'aveva lasciato Giulia che mi ha detto provatelo tu, tanto io devo tornare e sicuramente comprarmelo. È l'Ultra Plant detergente viso. Questa va utilizzata come burro struccante ed è vegano, perché loro hanno due versioni, una credo aver capito con olio di jojoba che è questa e l'altra che ha dentro miele e ceradapi. Questo si chiama appunto Ultra Plant, l'altro Ultra qualcos'altro, però non mi ricordo. Ne basta, mi ha detto Giulia, pochissimo e lo testo, vi faccio poi sapere. Lei mi ha detto che ci ha trovata sempre molto bene e io ero interessata da una maschera al caffè che la ragazza è stata gentilissima perché mi ha detto guarda te ne do un pottino così te la provi, che si chiama Cup of Coffee Mask ed è una maschera che ha anche una come posso dirvi una di microgranellini e mi fa anche una sorta di scrub e anche qua me ne ha dato un pochino che tra l'altro pesa tantissimo, quindi sicuramente credo di farci una o due applicazioni, quindi le proverò, vi faccio sapere assolutamente poi
anche cosa ne penso di questi prodottini di Lush. Mi stacco solo le etichette perché magari me le appiccico ora in qualche modo, o mi scrivo tutto io, perché ci sono anche le scadenze. Il discorso dei prodotti Lush che hanno le scadenze, quindi ad esempio la maschera scade il 15 di dicembre, motivo per il quale ho detto prima la provo, cioè me l'ha proposto lei, provatela se ti piace e poi te la vieni a prendere al negozio. Quindi assolutamente felicissima di questi due omaggini per provare qualcosa di nuovo. E in ultimo sono andata da Coin fino al 20 mi pare. C'è il 30% di sconto per chi ha la tesserina, credo per chi ha la tessera. E io l'anno scorso avevo comprato, forse durante il Black Friday, questo spray di mille fiori al sandalo e bergamotto, che ha una profumazione, ragazze, che è una roba spaziale. L'avevo pagato scontato, tipo al 25%, quindi si poteva fare. E mi sono detta, quando becco una buona offerta voglio ricomprarlo. Mi è durato mesi. Questo qua è uno spray per ambienti. Io tendenzialmente lo utilizzo, cioè lo spruzzo a volte, se magari tende a rimanere un po' di odore di mangiare, magari tipo nell'angolo dalla porta, oppure così, giusto per dare quel tocco. E ho voluto prendere anche il diffusore a bastoncini. E voi vi direte, ma dove lo vedi il diffusore con i bastoncini? Io ho preso la fragranza per diffusore, ma la ricarica, quella da 500 ml, perché a conti fatti mi conveniva, perché il flaccone da 250 con i bastoncini e insomma il suo pack, che comunque non era, cioè non è che mi piacesse più di tanto, veniva a prezzo pieno 31 e passa. Questo veniva a 29,90 con lo sconto del 30 ed è il doppio del prodotto, così mi sono detta, senti, mi riutilizzo, tipo all'ingresso ho un diffusore di AVMA vuoto, che però esteticamente mi piace tanto, quindi pensavo di travasare il contenuto di questo in quello lì, perché tanto uno lo mette all'ingresso, poi me lo chiudo e me lo ricarico, anche perché in realtà ho provato un diffusore di Rituals, che ragazze è una roba buonissima, l'ho sentito in negozio, però mi ha frenato un po' il prezzo, però ho visto che sul sito vendono anche la size piccolina, che costa la metà ovviamente, però vediamo, ora ci ragiono un attimino. Quella la metterei proprio in sala, perché secondo me è più una profumazione da sala che da ingresso. E quindi niente, in centro alla fine ho preso queste cosine qua, anche se poi in realtà alla fine non è che ho preso tante cose, però ve lo fate vedere. Ed eccolo qui, ho anche un po' di YouTube verità, qua c'è lo stendino messo dentro perché più tardi danno possibili piogge, e l'ho messo qua all'ingresso, così vediamo se mi lascia profumata questa zona della casa quando rientro, e vi terrò aggiornati. Fine giornata, sono andata a fare un giro a Sori perché teoricamente ci doveva essere il mercatino dei Forti dei Marmi. Era una roba terrificante, infatti, cioè, è stato più il tempo impiegato per andare che quello per girare lì. Poi in realtà più che un caffè, ecco, non ho preso niente, anche perché veramente non c'era nulla di interessante. Fuori il tempo si sta iniziando a guastare, tutto completamente nero, io ho ovviamente già ritirato tutto, sto preparando già la lavatrice, in realtà che devo fare domani sera, perché sicuramente stasera ci metto a lavare tutta la roba che ho addosso per stare in casa. Volevo lavare le federe dei cuscini della sala, che sono nere, però l'attacco appunto domani, così ci metto anche la roba, jeans e quelle cose lì, però intanto me la preparo già, mi porto avanti. In tutto questo ho messo già su la cena, o meglio ho acceso il forno per fare prima, perché ho cotto tutte
Le zucchine che avevo due, però erano con le zucchine, sapete che sono belle importanti. Così ho usato la teglia più grossa, anziché poi dividere su una teglia, poi mi devo sbattere sotto, sopra faccio prima. Sto utilizzando da qualche giorno il Mon Amour, questo che avevo preso un po' di tempo fa. Questo lo uso per i colorati e gli scuri, quelli che ecco, non ho necessità di doverli ravvivare. E questo invece per i capi neri, soltanto che ovviamente per farceli stare, perché vedete che sono alti, ho un attimo risistemato la parte del mobiletto, ve la faccio vedere dato che ci siamo. Solitamente sotto avevo i prodotti per la lavatrice e sopra i prodotti in generale per la pulizia del bagno, comunque magari prodotti che utilizzo un po' meno. Alla fine ho abbassato semplicemente un po' la mensolina, qua lascio sempre Ace Gentile, lo sgrassatore spray. Ho l'ultimo profumatore che mi è rimasto per il bucato, l'ammorbidente che ho in uso, detersivo in polvere per i bianchi e qua ho questi spray che sono quelli per rinfrescare tessuti, eccetera. Mentre qua sopra ho messo appunto i detersivi per i colorati e gli scuri messi qua in modo tale che ci stanno. Qua dentro in realtà c'è un po' un mix e da questo lato i prodotti che utilizzo per la pulizia del bagno, quindi il Cif con la candeggina, il Cif quello classico che solitamente uso magari per la passata veloce, l'anticalcare, l'antimuffa, cioè rimuove muffa, scusate, e l'Ace Gentile WC Gel. Quindi ho optato un po' per questa soluzione, per ora mi ci sto trovando bene, ma in realtà ecco, semplicemente ho dovuto allargare la parte dedicata ai detersivi per la lavatrice al piano di sopra perché sennò non sapevo come farceli stare. Fine giornata, pigiama. Qua ho il necessario per la mia serata. Finisco di editarvi questo video in modo tale da caricarvelo e pubblicarvelo domani mattina alle 7. Spero di esservi stata di compagnia questo weekend. Ci vediamo, credo, martedì sera con un nuovo video. Ciao!